Numero 10 Alessandro Sciarpi. Numero 23 Roberto Palazzo. Numero 25 Andrea Marulli. Numero 27 Giacomo Balzano. Numero 29 Luca Politi. Numero 85 Eric Tornros. Numero 98 Gabriele Gallo. Allenatore Mister Ciro Danucci. Arbitro della gara il signor Emanuele Tartarone di Frosinone. Assistenti il signor Antonio Aletta di Avellino, Ernesto Dell'Isola di Sapri. Tutti voi buon divertimento, agli amici all'ascolto, a casa buona visione e il solito grande immenso Forza Nardò! Buon pomeriggio a tutti e benvenuti al Giovanni Paolo II di Nardò per questo turno infrasettimanale dove i padroni di casa, i Granata, affronteranno l'attuale capolista, il Lavello. Partiamo subito con le formazioni. Mister Danucci conferma Milli in porta, difesa a 4 con Romeo Stranieri, De Giorgi e nuovo acquisto Nicolao. A centrocampo abbiamo i due che sono Cancelli e Lezzi e poi tre a supporto dell'unica punta che potenza. Abbiamo i soliti Caputo, Massari, La Macchia e appunto Potenza in panchina. Eric Torros, reduce dal pareggio in extremis nell'ultima uscita. Gli ospiti si presentano invece con la stessa formazione, con Franetovic in porta, Dell'Orfanello, Vito Francesco, Zullo, Longo, Burzio, Herrera, Liurni, Militano, Garzia, Rodriguez, Ruben e Giunta. È quasi tutto pronto, il Lavello in maglia verde, Nardò in tinta granata. Queste due squadre non si sono mai affrontate prima di oggi. Lavello vanta un record, quello dei risultati utili consecutivi. Ha perso soltanto alla prima giornata contro l'Altamura per 2-1, poi sono arrivati 13 risultati utili consecutivi, tra cui anche annoveriamo il pari con il Casarano, una squadra da rispettare. Bisogna stare attenti per fare risultato oggi qui al Comunale. La carica del gruppo, ci siamo quasi. Il primo pallone sarà toccato dal Nardò. Vai Antonio!
Siamo pronti. Il primo pallone verrà giocato da Lezzi. Partiti, è cominciata Nardò Lavello con il primo pallone manovrato da De Giorgi alla ricerca di Potenza che la sfiora soltanto, rimessa laterale per gli ospiti. Va a pressare subito Lezzi, anche Caputo costringono a spazzar via il pallone, Stranieri. In qualche modo poi attenzione a Burzio. Romeo la difende e poggia dietro da Joaquin Milli che non è preciso. Romeo dice dall'altra parte, poi applaude il compagno di squadra. Vito Francesco sul punto di battuta. Lo scarico va al cross, la deviazione di Lezzi, calcio d'angolo, primo del match per il Lavello. Squadre che si stanno studiando in questo avvio. Qui su una rimessa laterale lo scarico, deviazione in calcio d'angolo di Lezzi, calcio d'angolo che sta per essere battuto da Herrera. Occhio alle torri che hanno portato tanti gol a Lavello quest'anno. Si formano i blocchi. L'arbitro esita. Adesso fischia. Palla dentro. Allontanata con il tacco in qualche modo da Romeo. Poi Liurni. Liurni. Attenzione alla velocità di Liurni che prova un tiro cross. Forse deviato. Viene chiesta la deviazione. Infatti l'arbitro assegna il calcio d'angolo. Ancora qualche istante. Nardò potrà sfruttare un eventuale contropiede con i tre velocisti là davanti. L'arbitro redarguisce in area di rigore. Si tratta di De Giorgi. Garcia Rodriguez aveva qualcosa da dire. L'arbitro li richiama entrambi. Si può giocare. Ancora non si batte l'angolo però. Calcio d'angolo battuto adesso. Il pallone che passa. Attenzione perché è pericoloso. C'è ancora Liurni al dribbling. Bravo Cancelli che poi rischia di perdere il pallone. Fallo in attacco di Liurni. Qui una disattenzione che poteva costare cara con Cancelli che in break aveva strappato il pallone. Poi ha rischiato un dribbling di troppo. Quella palla lì va spazzata. De Giorgi. C'è Romeo vicino. Viene servito ma il pressing è costante degli ospiti. Molto pericoloso. Milli, il Nardò è basso. Non riesce ad uscire se non con questo lancio che finisce in fallo laterale. Lo scarico, uno contro uno poi, mette in fallo laterale la macchia. Provato ad impostare sulla rapidità oggi mister Danucci, soprattutto in prospettiva di eventuali contropiedi perché il Lavello sembra in questi minuti essere padrone del gioco. Il Nardò, che molto spesso nelle ultime partite è stato padrone del gioco senza mai riuscire a vincere la partita. Adesso qui una pallonata involontaria chiaramente di Stranieri nel tentativo di spazzare via il pallone, chiesto l'intervento dello staff medico. Era abbastanza forte la pallonata di Stranieri che ha colpito in volto il giocatore del Lavello. 5 minuti sul cronometro. Qualche rischio corso dal Nardò. Il gioco è stato interrotto per qualche secondo.
Pallone restituito al Nardò dal direttore di gara con De Giorgi che prova ad avanzare. Stranieri a fare il terzino in questa circostanza. Qui lotta, riesce a servire ancora Stranieri con l'esterno, era un'ottima idea, il pallone non passa a dover. Adesso il Nardò a pressare e non far uscire il Lavello, prova a passare qui la macchia, poi viene messo giù, la segnalazione del guardaline, giù Massari, calcio di punizione per il Nardò, adesso sì che salgono le torri. Fa sempre il solito Caputo a sistemare il pallone, zona abbastanza defilata, potrebbe anche provarci da lì, ma di solito si va al cross. Sistema con cura il pallone, l'11 del Nardò, il capocannoniere del Nardò, Antonio Caputo. C'è anche la possibilità al limite della conclusione di Massari, ma sembra voler andare in mezzo. Parte Caputo, che ha monoschema, primo palo, palla che passa, poi prova a calciare con un pessimo risultato. Era difficile gestire quel pallone, sempre meglio spazzarlo via che rischiare di prendere un contropiede. L'arbitro dà l'ok, può rientrare in campo il giocatore del Lavello. Si riparte da Franetovic che la tocca corta, va a pressare Potenza, ancora confermato da Falso 9 alla ricerca del primo gol. Con la maglia del Toro, ne aveva fatti 3 l'anno scorso contro il Toro. Palla per Potenza, la posizione è buona, corre Potenza, riesce a tenerla in campo, adesso sì che si alza la bandierina. Toccato corto, giunta, il giro palla del Lavello, ma non ci sono spazi, sono costretti a tornare dietro, continua a pressare il Nardò, Zullo sale palla al piede, prova il lancio lungo a cercare Liurni, Nicolao in anticipo, poi Caputo, Caputo lavora bene il pallone ma se lo lascia sfilare da Vito Francesco che serve Garzia dall'altra parte. Garzia allarga, ancora uno scarico, c'è Stranieri in copertura, Herrera prova ad inventare, non c'è spazio, trova Liurni, Liurni alla pressione di Lezzi non lo fa girare, Cancelli sale anche lui. Oggi ritorna tra i due di centrocampo Cristian Crocefisso Cancelli, giocatore di una duttilità unica e sempre uno dei più utilizzati da mister Danucci. Nicolao, Massari, Potenza se ne va in campo aperto, Potenza tutto solo, Potenza prova la conclusione che sfiora l'angolino, sfiora il palo, Potenza in velocità, il break del Nardò, questa è la giocata alla Potenza. Vuole sfruttare così il numero 7. Oggi mister Danucci, lo scarico, Liurni viene a prendersela, ma c'ha 3 Romeo. E poi Cancelli, lo scambio con Massari, prova a passare il numero di Massari dall'altra parte, c'era Caputo. Brutto fallo da dietro e qui ci sarebbe il cartellino giallo chiesto da tutti i giocatori del Nardò. La gran giocata di Massari che prima fa passare il pallone, poi viene messo giù. È da ripetere qui, aveva provato la battuta veloce De Giorgi. C'è Potenza sul pallone.
Vuole andare lui, si allontana Caputo. Va Potenza, uno schema a cercare Nicolao, palla che ritorna a Lezzi. Lezzi, palla che non passa con due deviazioni. Riparte il Lavello con il pallone ricevuto da Longo. Lo allarga, continua a pressare Massari. Il pallone è uscito, la rimessa è del Nardò. Ritmi altissimi in questo avvio. Con il Nardò che ha sfiorato pochi istanti fa il gol con Potenza. Involato da solo contro il portiere. Undicesimo minuto. L'occasione sicuramente più ghiotta del match. Il Lavello ha costruito, sì, ma senza mai essere davvero pericoloso. Qui Lezzi getta via un pallone. Insegue Caputo a dare una mano. Palla dentro. Stranieri senza problemi. Poi Milli con qualche difficoltà. Alla fine la tiene lì. Riparte da Romeo. Si è preso il posto da titolare al centro della difesa. Caputo. Caputo ne ha due addosso. Caputo qui viene fermato senza fallo. Lo scambio parte Liurni. Attenzione perché è veloce. Allarga su Giunta. Giunta dentro. Non la prende Liurni. Poi arriva la macchia che scarica su Milli. Milli la butta sempre in quella zona lì dove viene tenuta in qualche modo da Herrera. Pressa il Nardò. Qui sale il Lavello, non chiude nessuno la linea di passaggio. Liurni. Liurni allarga tutto su Vito Francesco. Può andare al cross. Milli la chiama e la fa sua. Ma non c'è nessuno da servire. Deve temporeggiare Joaquin Milli. Si rimane sempre sullo 0-0. De Giorgi. Attenzione a questa palla. A cercare Caputo. La bandierina era su. L'uscita comunque di Franetovic. Portiere classe 2002. Ruba qui un pallone, prova ad andare via, c'è il fallo e qui ci starebbe il cartellino giallo per la seconda volta. L'arbitro non se la sente di estrarre il cartellino. Ancora a terra Massari, uno dei più attivi a recuperare palloni e a subire anche falli, questo è il secondo. Le indicazioni di mister Danucci, andiamo a saltare, parte questa volta Caputo. Ci sono tutte le torri, sono rimasti soltanto Cancelli e Lezzi dietro. Conta i passi Caputo. Parte Caputo, questa volta va in mezzo, non riesce a gestire un pallone Stranieri. Occhio, e qui De Giorgi. Commette fallo, poi viene messo giù. Si rimette in posizione De Giorgi. Giunta. Il pressing di Lezzi falloso. Allarga Vito Francesco. Pressa la macchia che ha commesso fallo. Calcio di punizione per il Lavello. Palla buttata dentro. Prova a girarsi qui De Giorgi.
prova ad allontanare in qualche modo, poi Nicolao non ci pensa su due volte, Massari tiene il pallone, scarica per la macchia dall'altra parte, c'era Caputo, palla a metà strada tra Potenza e Caputo, il retropassaggio per Franetovic col brivido, poi Nicolao. Romeo, De Giorgi prova il lancio, alla fine diventa buono per Potenza, Potenza contro Vito Francesco, qui alzato ancora la bandierina. Pallone allargato splendidamente in questo caso da Herrera. Attenzione al Lavello, qui la chiusura senza fallo di Stranieri, calcio d'angolo. Zio ha detto zio. Calcio d'angolo battuto, allontanato questo pallone da Nicolao, lo raccoglie Lezzi, parte veloce Lezzi, si propone Massari, Lezzi allarga tutto dalla macchia, la macchia rientra due volte, poi si appoggia su Cancelli. Cancelli da Nicolao, il Nardò prova a costruire. Il cross d'esterno di Nicolao, un'ottima idea. Lezzi limite dell'area, può calciare doppio rimpallo. Forse un tocco con la mano, non visto dal direttore di gara. Attenzione alla velocità di Burzio. Nilli con rischio, Romeo deve spazzare via questo pallone. Serve in qualche modo De Giorgi, poi la macchia non riesce a raggiungerlo. Ha rischiato Milli, ma attenzione ancora al Lavello con Longo, pallone che non passa a dovere, quindi viene fatto suo da Joaquin Milli. Stranieri viene atterrato, calcio di munizione per il Nardò. De Giorgi invita a battere Milli, 19° sul cronometro. Palla lunga, il colpo di testa da parte di Potenza, poi Liurni, lo scarico, Herrera si libera. Dall'altra parte sta arrivando Longo, pallone per lui, prova a calciare, palla altissima. Va Milli ancora a cercare l'esterno, finisce in panchina il pallone. Vito Francesco, Liurni, Herrera bravissimo qui, la macchia, poi Lezzi rischia, si prende il fallo. Romeo batte subito Lezzi da De Giorgi, cercare Stranieri, palla alta e fuori,
Garcia. Cerca un compagno. Pallone uscito però. Qui perso un pallone sanguinoso, poi immediatamente riconquistato. Cancelli, De Giorgi, Caputo, la sventagliata è per lui, troppo lunga. Lavello chiude le linee di passaggio, non c'è possibilità di andare. Il Nardò dovrebbe cercare qualche trama offensiva differente. Ci ha provato prima con i lanci per Potenza, ma l'arbitro in tutte le circostanze ha alzato la bandierina, anzi l'assistente meglio. Longo torna dietro, Zullo riceve, pressato, tallonato da Potenza. Liurni prova il lancio per Vito Francesco, Romeo in anticipo, si appoggia da Migli. De Giorgi per vie centrali, si muovono Potenza, ma si abbassa anche Caputo sulla fascia. De Giorgi, Massari alza un campanile troppo lungo anche per un velocista, per un centometrista come Potenza. Herrera gira il pallone, Garcia, palla dentro, Cancelli solo per un attimo. Prova a lottare Cancelli, palla allargata per Militano, punta Militano, c'è Stranieri su di lui, Militano va al limite, da giunta, palla dentro, Milli senza problemi, anche se c'era un sospetto fuori gioco. Romeo muove da De Giorgi. Stranieri, ancora Stranieri, lancio a cercare Massari, il giro palla, il velo poi. Recupera Potenza. Ancora Potenza, prova ad autolanciarsi, in realtà ci riesce. Potenza, palla dietro per Caputo, può calciare la finta, la sterzata. Caputo sbaglia la conclusione. Conclusione debole, ma grandissima giocata di Caputo. Franetovic. E grande giocata anche di Potenza, che era riuscita ad andare via. Milli, Romeo, il Nardò costruisce. Nardò dal nulla si è trovato in porta. Tutta l'immensa classe di Antonio Caputo. Gira il pallone. Burzio ha bisogno di rifugiarsi dietro. Pressa ancora la macchia, ma viene saltato. Poi prova ad andare via qui Burzio. Milli. Romeo. Guarda Caputo, poi va dall'altra parte. De Giorgi. Pallone abbastanza ingenuamente perso qui con Vito Francesco che attacca.
prova il cross dentro, la conclusione murata da Stranieri e poi la ripartenza del Caputo. C'è dentro Potenza, Caputo sterza, Caputo cerca un'idea, Caputo prova a trovarla, perde qui un pallone pericolosissimo servito a Liunni. Romeo sembra essere in anticipo, grandissima chiusura difensiva di Romeo su Liunni, ma ancora una volta un pallone perso in modo pericolosissimo, sanguinosissimo dal Nardò, con Caputo che non ha scelto di andare per l'imbucata. Qui grande Romeo, d'esperienza ad allontanare ogni possibilità, che viene raccolta nuovamente da Vito Francesco, allargato da Garzia. Lavello è molto veloce, in possesso di palla. Qui copre bene Stranieri, che prima ha evitato la conclusione in porta, deviando e murando il pallone. Palla sul secondo palo, Caputo prova a farsi perdonare. Nicolao ancora al lancio per Potenza, che sta correndo tantissimo. Zullo in anticipo. Pallone uscito, rimessa laterale. Stranieri. Qui ha subito fallo. La macchia De Giorgi sul pallone. Cancelli si gira. Lezzi. De Giorgi, palla per Potenza. Bandierina sua ancora una volta. Stizzito Potenza, calcia via il pallone. Pressa e ruba via il pallone, qui un passaggio che poteva valere un gol, sbagliato da Lezzi. C'era Potenza tutto solo nell'area di rigore. Ventinovesimo minuto sul cronometro. Nardò pressa e Lavello sbaglia. Ma qui davvero Lezzi poteva gestire in modo differente quel pallone, un passaggio a due metri. Battuto corto, prova a passare la macchia, non ci riesce. De Giorgi si prende il fallo laterale. De Giorgi, palla che passa, non viene stoppata da Cancelli. Attenzione al break, attenzione alla ripartenza. Caputo si prende il fallo. Romeo, Caputo, Lezzi, De Giorgi. Palla per Potenza, che rientrava dal fuorigioco. De Giorgi in qualche modo, Herrera, poi il pallone sfila. Prova ad andare al cross, non ci riesce perché c'è un immenso Stranieri, uno dei migliori del Nardò in questo primo tempo.
15 più recupero alla fine del primo tempo, risultato che rimane ancora fermo, bloccato, ancorato sullo 0-0, un qualche rimpianto per il Nardò che poteva sbloccare la partita in almeno un paio d'occasioni. Lavello mai pericoloso abbastanza. Il Lezzi non lo fa girare. Poi Giunta allarga. Qui passa in mezzo a due Longo. Dentro da Burzio. Burzio prova la conclusione. Finisce larga dalla porta di Joachim Melli. Passato in mezzo a due lì Longo. Una bella giocata. Poi la conclusione del centravanti argentino è finita a larga per fortuna del Nardò. Si rimane ancora sullo 0-0. Qui Potenza era andato via, ma l'arbitro aveva fischiato prima un fallo. Vito Francesco. Liurni. Qui perde un pallone. Arriva Lezzi. Arriva anche Caputo. Sta per arrivare un giallo. Ammonito Giunta. Ammonito Giunta. Romeo. De Giorgi. Palla dentro per l'imbucata da Stranieri. Continua a lottare Stranieri. Poi c'è la sovrapposizione sbagliata ancora qui. Una scelta sbagliata in attacco del Nardò. Con Stranieri che aveva fatto una grande giocata. Qui fallo di Burzio. Stranieri che non è un attaccante e si è visto in questo caso, che si era liberato bene con Potenza al limite dell'area, o poteva allargare per una sovrapposizione. Stava arrivando dall'altra parte Romeo. Va dentro, c'è una trattenuta. Si continua a giocare, poi il lancio, attenzione agli urni, e in anticipo Cancelli che valuta il rimbalzo del pallone e poi si appoggia da Milli. Ancora Milli. Il lancio a cercare Caputo. Salta Caputo. Massari, poi l'arbitro fischia e ammonisce Caputo. Qui abbastanza imprevedibile il giallo, il fallo fischiato a Caputo, anche il giallo. Lezzi, serve Potenza dentro, la chiusura, l'ha servito qualche istante prima, ma c'è ancora una bandierina alzata con Potenza che era nettamente dietro a Lezzi, si è inserito dopo, l'arbitro ha fischiato. Questa è davvero una chiamata horror della
dell'assistente con Potenza che era addirittura dietro al portatore di palla. Parte Caputo, va verso l'interno, poi viene fermato qui in modo regolare da Herrera. L'imbucata e poi la chiusura di De Giorgi. Milli, invitato a salire Milli, palla al piede, il lancio a cercare Potenza, l'anticipo, poi qui c'è un fuorigioco di rientro da parte di Militano. De Giorgi allarga su Stranieri, prova uno scarico ma pallone perso e ripartenza, e break dell'Avello chiuso da Cancelli, grande intervento da parte di Cancelli. Adesso Potenza non può alzare la bandierina, è in posizione regolare, la sterzata di Potenza, calcio di rigore per il Nardò e qui ci sta il doppio giallo per Giunta che è già ammonito. A protestare tutto il Nardò per il doppio giallo non dato a Giunta. Andrà Potenza probabilmente, ma c'è anche Caputo lì. Sembra essere intenzionato Potenza. Potenza sul dischetto, se non abbiamo visto male. Il doppio giallo non arriva, ma c'è un calcio di rigore, c'è la possibilità per sbloccarlo. Parte Potenza contro Franetovic. Potenza! Rigore magistrale, è 1-0 Nardò. Si sblocca finalmente Ciccio Potenza. Rigore forte, non molto angolato, con Franetovic che era andato dall'altra parte. 1-0 meritatissimo per il Nardò. Rigore se l'è preso con quella sterzata. E al 38esimo il Nardò passa avanti con Potenza. Primo gol stagionale. Rigore nettissimo, sacrosanto, trasformato da Potenza. Continua a pressare il Nardò, l'Avello preso ormai, la sprovvista, palla leggermente troppo lunga per Caputo, ma la bandierina era su come al solito. Fischiato forse una decina di fuorigiochi in 40 minuti di partita. Qui pallone perso, non recuperato da Massari. Qui rischiano il dribbling in difesa. Herrera esce bene De Giorgi. De Giorgi poi lascia il pallone lì. Recupera senza fallo. De Giorgi, palla dentro a cercare Massari in qualche modo, c'è fallo in attacco fischiato, questa volta non fuori gioco, una novità. Pressa Potenza,
Pallone perso, Caputo. Pressa, Giunta, toccato da dietro, qui c'è il calcio di punizione. De Giorgi. Sale De Giorgi, lascia ancora una volta il pallone lì. Grandissimo intervento su questa conclusione, riesce addirittura a bloccare. Ti farà morire, non ti farà morire. Milli lungo a cercare ancora una volta Potenza, che salta ma non prende il pallone. Lezzi poi, Caputo con il petto. Si gira ma non trova un compagno. Nicolao qui chiude ma non benissimo. Liurni, attenzione alla rapidità che punta Romeo. Liurni va sull'esterno, Romeo ritorna, poi Caputo. Buono questo pallone per Lezzi e qui arriva il doppio giallo e il rosso per Giunta. Lavello in 10 uomini. Arrivato sul rigore, è arrivato dopo il doppio giallo, fallo tattico. Si è perso qualche minuto che verrà recuperato. 43esimo minuto. Lavello sotto in 10 per il doppio giallo a Giunta. Romeo trova Caputo. Nicolao. C'è un rinvio dal fondo con il pallone che carambola addosso a Nicolao. Franetovic. Militano. Cancelli. All'indietro da Milli. C'è largo Romeo. Pallone girato subito dal difensore. Nicolao. Potenza, gran palla per Potenza, non riesce a gestirla, pressa il Nardò con Potenza e che qui secondo il direttore di gara ha commesso fallo e arriva il giallo anche per Potenza. Ancora giù Potenza. Antonio, è finita, calmo. Ragazzi, calmi, testa, Ciccio, lascialo, Ciccio! Lascialo! Lascialo, non stiamo neanche c'è partita a tardi, la salutare! Due di recupero. Si
Si è giocato pochissimo da quando il Nardò ha segnato, da quando il Nardò ha sbloccato la partita. De Giorgi, Lezzi, grande partita oggi di Lezzi, gran primo tempo. Caputo. Caputo parte veloce, sta arrivando Nicolau dall'altra parte. Nicolau può andare al cross, secondo palo, calcio d'angolo. Buon cross di Nicolau, dall'altra parte c'era la macchia. Caputo dalla bandierina. Va Caputo dentro il pallone, rimane lì De Giorgi, prova la giocata, la Yoga Bonito, e Franetovic la fa sua. Melli. Siamo entrati nell'ultimo minuto del primo tempo. Potenza, stop fenomenale con il tacco, si esalta Potenza, cross, arriva alla macchia, la tiene, calcia, solo brivido, sfiora il gol la macchia con questa conclusione, ma grandissima giocata di Francesco Potenza, si sta vedendo buon calcio al comunale oggi, sta vedendo calcio di qualità, grande stop di Potenza a seguire in fiducia dopo il rigore conquistato e trasformato. Qui chiude Cancelli, arriva il duplice fischio. Il Nardò è avanti 1-0 con il calcio di rigore di Potenza, ma Nardò padrone nel campo nella seconda metà del primo tempo. Ehi scemo, cammina innanzi, cammina! Cammina avanti! A casa nostra, cammina innanzi! Vado a fumare in terra, vado a fumare! Prego! Ha fatto la prima media, guarda la porta. Ah, prima di un problema di dente, non era solo dentista.